Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Come promesso, stiamo rispondendo alle vostre domande fatte sui miei social, Instagram, Facebook e YouTube. Ma qual è la domanda di questa settimana, o meglio la domanda di questi giorni? La sponsorizzazione o la pubblicità per la propria ASD e SSD? Veniamo subito al dunque. Le sponsorizzazioni è davvero un tasto dolente, ma perché? Tantissime associazioni usano questo mezzo per finanziarsi. Oltre all'aiuto economico dei soci che pagano la mensilità all'interno della struttura, c'è questo aiuto della sponsorizzazione. Ma chi sono gli sponsor? Sono aziende che decidono di investire nell'associazione per aiutarla a sopravvivere e in cambio comunque con una fattura hanno una grande quota che possono scaricare. Ricordiamo che in passato la tassazione era del 50% e qualcuna anche del 90%. Ma in questi anni hanno uniformato questa aliquota, portandola entrambi a una tassazione del 50%. Ma perché l'azienda investe nella sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica? Perché comunque come accordo con l'associazione può richiedere di mettere dei banner pubblicitari all'interno del proprio sito internet, di affiggere delle locandine all'interno della propria struttura o tantomeno di fare del volantinaggio, cioè mettere dei banner pubblicitari sul volantinaggio dell'associazione sportiva dilettantistica. Ovviamente in cambio tutto questo l'associazione riceverà un corrispettivo e questo corrispettivo, come appena detto prima, è stato tassato al 50%. Ricordiamo un passaggio importante, che l'associazione per poter usufruire di questo servizio deve possedere la partita IVA. È importante perché l'associazione, quando riceve dei soldi come sponsorizzazione, è intesa come attività commerciale. Quindi cosa vuol dire questo? Che lo può fare esclusivamente l'associazione che possiede la partita IVA. Chi possiede solo codice fiscale assolutamente non è possibile farlo. Inoltre, il 90% delle associazioni sportive dilettantistiche che aprono la partita IVA aderiscono alla 398 del 91. Perché? Perché proprio con questa legge possono avere l'agevolazione del 50% sulla sponsorizzazione pubblicitaria. Quindi calcoliamo, se abbiamo una sponsorizzazione di 10.000 euro, vuol dire che l'IVA sarà di 2.200 euro. È proprio su quest'IVA che verrà effettuata la tassazione del 50%. Inoltre, per quanto riguarda l'IRES sui 10.000 euro, è davvero molto irrisorio. Ricordiamo che il massimo per la 398 è di 400.000 euro. E ricordiamo che la tassazione è del 24% su una base imponibile del ben 3%. Quindi su questi 10.000 euro dobbiamo effettuare una riduzione del 3% e su questo 3% andremo ad effettuare l'aliquota del ben 24%. Quindi cosa vuol dire questo? Che avremo un IRES pari a 72 euro. Quindi, chiudendo l'argomento, su 10.000 euro andremo a versare 1.100 euro di IVA e 72 euro di IRES, ovviamente facendo sempre l'esempio dei classici 10.000 euro di sponsorizzazione. Come sempre, spero che questo video vi sia stato utile e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale e lascia un bel like. Io sono Danilo Ravnic, seguimi anche su Instagram e a breve tantissimi nuovi video in arrivo. Al prossimo video, ciao a tutti!